La giunta regionale, su proposta del governatore Rossi, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. La sala operativa unificata della Protezione Civile ha ottenuto una riunione in videoconferenza con le istituzioni territoriali coinvolte dal maltempo delle ultime ore. Sarà fatta una prima stima dei danni subiti dai vari territori. Il 12,4% della popolazione residente ad Arezzo e provincia, per un totale di 42.476 persone e 17.916 famiglie, è esposto a rischio alluvione medio, trovandosi in area pericolosità idraulica, così identificate secondo i dati del rapporto ISPRA 2018, dissesto idrogeologico in Italia, pericolosità e indicatori di rischio. Il dato è stato ricordato dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, che guarda con preoccupazione agli eventi meteo di questi giorni, ma vuole lanciare il ragionamento oltre l'ostacolo della contingenza. A dati noti, si chiede, corrispondono adeguati interventi di prevenzione e messa in sicurezza dei territori o il governo del territorio in mano alla regione procede nella rincorsa dell'emergenza in una Toscana che è seconda in Italia per rischio idraulico dietro solo all'Emilia Romagna? Intanto è partita la stima dei danni anche per quanto riguarda l'agricoltura, tra esondazioni, smottamenti, frane, strutture distrutte e campagne allagate. Una situazione, sottolinea la CEA Toscana, dopo la prima ricognizione che sta condizionando anche la prossima annata agraria, con problemi già in atto nel settore dei cereali, per chi ha in parte già seminato, e anche in quello ortofrutticolo. Se il maltempo dovesse persistere nelle prossime due settimane, non sarà possibile iniziare la semina di alcune colture cerealicole con danni incalcolabili per questo settore.